Eccoci quindi a bordo del Venere 32 nel modello cabine, siamo con Enzo Mangiapia, il titolare dei cantieri Venere. Enzo, innanzitutto bentornato su Mondo Barca Market. Ciao, grazie a tutti, grazie a te che mi vieni sempre a trovare e vieni a fare la passerella sulle mie nuove imbarcazioni. Abbiamo appena testato il 38 che è in edicola su questo numero di Mondo Barca Market e adesso noi siamo sul 32 che è la novità portata in fiera. Raccontacelo un po'. Sì, questo qua è il nuovo 32 che in questo momento l'abbiamo completato, anzi non è ancora completo, mancano i motori in realtà, però come puoi vedere la barca è appena completata, nuova in anteprima al Nautic Sud e niente, questa qua viene motorizzata con due motori da 270 o 320 e fa delle prestazioni abbastanza importanti, tipo 35 nodi di massima e 23-24 di crociera a bassi consumi a 40-45 litri all'ora. Abbiamo customizzato questa imbarcazione per il cliente che all'interno non ha voluto la cucina che di serie esce e l'ha voluta all'esterno. La barca viene fatta in tre versioni, questa qua con l'hard top che è la comfort, poi abbiamo un modello sportivo e poi abbiamo quella classica con il roll bar e con il tendalino che chiude verso prua sul parabrezza e verso poppa. Quindi diciamo che nonostante l'aspetto classico da gozzo, tra virgolette, abbiamo comunque grandi prestazioni anche grazie ai motori e alla nuova motorizzazione. Sì, ci siamo trovati bene con questa motorizzazione che abbiamo montato anche sul 38, che sono due nani da 270. Abbiamo provato l'imbarcazione anche con due FPT da 320. L'imbarcazione, i motori si comportano benissimo, quindi l'imbarcazione è perfetta, diciamo, con questi motori. Perfetto, quindi ricordiamo comunque ai nostri amici lettori che la barca è perfettamente personalizzabile come ci ha appena accennato. Quindi la versione definitiva, la versione standard, quindi cosa prevede al di fuori della cucina? La standard come questa qui, no questa qui, questa qui è l'unica cosa che, come dicevo, la cucina è stata tolta da dentro, porta la dinette trasformabile all'interno con due posti letto, la cabina che si può avere di prua armatoriale che si può avere sia aperta che chiusa con la paratia e con la porticina che va verso, cioè sul letto, oppure con il bagno con la doccia all'interno e il bagno e la doccia all'interno. Molto comodo e spazioso. E i cantieri Venere comunque ci hanno abituato ad una novità di fatto ad ogni evento. Al navigare abbiamo presentato il 38, qui abbiamo il 32. Che cosa ci dobbiamo aspettare in futuro? Vabbè, in futuro noi stiamo puntando anche a delle imbarcazioni un po' più piccole, tipo le sorelle maggiori della Relax, quella là da 570, che già abbiamo realizzato una 7 metri. E prossimamente ci sarà una via di mezzo fra la 570 e la 7 metri. In più ci sarà una versione nuova del nostro cavallo di battaglia che sarebbe il Venere 28 e con una bella novità. Perfetto, quindi amici lettori, restiamo sintonizzati qui con i cantieri Venere. Per tutte le prossime novità, noi saremo sempre qui di Mondo Barca Market. Aspettiamo il test del 32 a questo punto. Sì, al prossimo navigare mettiamo questa qui in mare e vi invito tutti a venirla a provare così vediamo e constatiamo tutti insieme le prestazioni importanti. Benissimo, quindi amici lettori, con i cantieri Venere ci diamo appuntamento al prossimo navigare. Fino a domenica prossima al Nautic Sud noi siamo ancora qui, quindi potete passare tranquillamente a vedere le barche allo stand. E per tutte le prossime novità, direttamente dal salone, seguite il nostro portale, la pagina Facebook e il canale YouTube per essere aggiornati su tutte le novità. Grazie mille e alla prossima, grazie Enzo. Ciao, grazie a tutti, ciao.